anni di stop forzato a causa della pandemia, è tornato in presenza l'appuntamento più atteso per il business e la promozione del settore vitivinicolo, Vinitaly, la 54esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati a Verona Fiere. Aziende provenienti da 19 nazioni, oltre 30 convegni e 76 super degustazioni. È stata un'edizione con il record storico di buyer stranieri. Su 88.000 operatori del settore arrivati in fiera nei 4 giorni di apertura, il 28% proveniva dall'estero, 25.000 buyer di 139 paesi diversi. Qui oggi presentiamo in anteprima uno spumante metodo classico a base di Trebbiano Spoletino, perché noi stiamo puntando molto anche su questa varietà che è entrata a far parte anche del nostro territorio. Rientriamo anche nella DOC Spoleto, oltre nella DOCG Montefalco Sagrantino e Montefalco. Quindi, e anche le nuove annate, abbiamo avuto un buon afflusso, soprattutto da parte di clienti europei, per cui sembra un buon inizio di Vinitaly, per adesso siamo soddisfatti. Insomma, è anche piacevole, avevamo nostalgia un po' di rincontrarci. Questo è il nostro orgoglio, si chiama Antico Gregori. È una vernaccia, quindi viene ottenuta dall'uva tipica della nostra zona, che è la vernaccia di Oristano. Per l'esattezza questa è una riserva del 1979, quindi un vino che ha fatto tantissimi anni di affinamento in legno, oltre 40 anni di legno, che viene affinato in botti tradizionali, botti scolme, affina sotto lieviti flor secondo un metodo tradizionale che purtroppo a fine anni 80-90 si stava perdendo. Quindi la nostra azienda, ma anche le altre aziende del territorio, hanno fatto un sacrificio enorme nel cercare di mantenerlo vivo, e grazie anche a nuove tecniche e nuovi sistemi si sta riuscendo a rivalutare una varietà che purtroppo, ripeto, si stava perdendo. Noi cerchiamo di offrire giornalmente delle emozioni al nostro cliente, all'enoturista, che oggi è un cliente sempre più attento a tematiche legate al rispetto dell'ambiente, ma soprattutto all'enogastronomia, perché alla fine inizia tutto dall'enogastronomia, cioè il viaggio oggi è improntato appunto sulla ricerca di fattori come il vino e il cibo, e soprattutto delle produzioni, lo scoprire come viene prodotto un vino, quindi andare dietro le quinte. E questo per noi è la base su cui costruire un rapporto con il cliente, anche perché queste persone poi saranno quelle che compreranno i nostri vini un po' nelle enoteche e nei ristoranti. Io direi che in generale tutti i produttori di vino abbiano una particolare cura per l'ambiente, perché questo è un lavoro che si fa principalmente per amore e per passione, quindi nessuno vuole danneggiare ciò che ama. È chiaro che ci sono delle pratiche che sono necessarie e che vanno fatte, ma è anche vero che la tendenza è sempre più quella di utilizzare mezzi meccanici, scientifici, che consentono di evitare il più possibile l'uso di pesticidi o di insetticidi o di concimi chimici, di serbanti e via discorrendo. È la sfida degli ultimi anni, quella di riuscire a dare un prodotto che non è solo buono ma è sostenibile, e abbiamo un progetto sul benessere animale, un progetto che spinge le nostre aziende a continuare a migliorarsi, quindi è un percorso molto lungo. Sono stati investiti oltre 10 milioni di euro negli ultimi anni proprio per stimolare le aziende a fare sempre meglio.